Io penso che un pensionato è una risorsa. Ve la dico una cosa però. È nata vuota, t'hai scritto. Io sono di spirito libero. Se per sfida accetta. E io gli faccio tutto. Ah! No, non ci siamo. L'ho fatto quando ero obbligato. Oggi che mi ha toccato di fare. Settanta. Ah, io dico bugie, però l'età non lo dica nessuno, manco prego. Quasi 89. Giovane. Non mi sento vecchia. Più che altro? A mezza età? No, mi sento abbastanza giovane. Oh, lavorate di tutto? Tutto. Ho cresciuto la famiglia. E io ci vado di tutto e di più. Sono andata in Germania e sono stata 20 anni. A te faticate con mano succede. La cucina, i dolci e le poesie. Canto. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. E la nipotina è stata una scoperta. E mo faccio le sub da vedo. Che te? Che stiato ritornato? Io già stato qua. Beh, sono stata per dire a Venezia che mi è piaciuto tantissimo. Quando mi sono sposato, naturalmente, quando ho avuto le bimbe. Lente, gira. Che non, io non me lo vai un cappotto era d'inverno. L'ho appoggiato a chi sto coppato un retro. Sempre, mai fermarsi. Sempre di lottare. Perché se non si sbaglia non si impara neanche. L'ho spiegato sempre. Poi non sono mai contento. Sì, io non faccio altro con quelli che stanno a contatto con me, o parente o non parente. Più bello mi manda all'altro lato. La signorina mi ha portato qua a posto. Dice, ti addio migliore. Certo che si devono provare, dare angiolo, forza e coraggio nella vita. Sì, l'ho sempre provato a fare le cose, anche se sapendo di non riuscire. Però ho tentato di farle. Sì, si deve provare di tutto. Sì, mi piace far cose. Che sta posto posare? Sono un tipo positivo, io penso in positivo. Mi piace la sfida. Per me, per gli altri no. Ma qualche volta mi sono cimentato. Cucinare? La creatura, che chi mi cucinava a metà montagna? No, non mi piace. Troppo non ci posso andare più nell'orto. Sono allergico. No, sono negato. L'orto sì, l'orto è la mia passione. In quest'orto si possono piantare tutti i tipi di ortaggi che si vogliono. No, che caspita. Non dovevo proprio portare per il ricavo. Molte volte riesco a usare anche l'ago. Ho imparato a fare, però, a un solo verso. Dipingere ma sono negata. Addirittura non ci ho mai messo... Non si dica a quarta elementare tecnica, a dipingere. Non lo so fare, però mi metto a fare tutto. Tentare non nuoce. Ma non lo so fare, quindi... Mi ritrovo, nonostante la pensione, a insegnare un'altra volta. Con allievi però più giovani. Però non ci sono venuto mai a contatto. No, non so tanto portare questo. E se non mi tiene tanto impegnato, no? Non ha fatto un'altra cosa, mette a fare tanto. Non lo so. Non farla no. Non mi è mai capitato di. È facile, brava.
Quindi passiamo da questo colore qui a questo. Che finisce completi tutto questo giro qui. Se ti dico la ricetta della felicità. Per essere felici ci vuole un non nulla. Basta guardare un fiume che scorre, un fiore che sboccia, le onde del mare, il sole nel cielo che è ancora più bello quando è tutto stellato, un bambino che gioca, una mamma che prega e pensare alla grandezza di Dio che tutto questo ci ha donato. Non è il lusso, i vizi, gli sprechi che danno la felicità. Basta quel poco, quel tanto per andare avanti. Tanti bambini poveri neanche questo hanno, eppure anche loro sono felici. Bisogna sapersi accontentare di quello che si ha. Tutto questo è la vera felicità. Non mi piace l'ozio, non mi piacciono le cose brutte, mi piacciono solo cose belle. Un po' emozionata. Ah sì, se per caso, sì, se per caso. Fatemi fare qualche altra cosa. Sono facciati la polizia una vasca. E allora c'era nel bidone con la vasca e il bidone era la benzina. Non lo posso dire questo.